ho posto queste due litografie una di fianco all'altra per un motivo semplicissimo, perché queste due litografie sono dello stesso editore, Verdoni di Torino, e sono dello stesso anno. Qual è la differenza fra queste due litografie? La differenza fra queste due litografie è solo nell'acquerellatura. Cioè, quando il litografo aveva fatto il segno, cioè con la litografia aveva fatto il segno, aveva fatto il disegno della stampa, che cosa faceva? Dava questa stampa disegnata a degli artigiani che acquerellavano questa stampa a loro piacimento. E per questo si può dire che ogni stampa acquerellata litografica è un'opera unica, e lo vedete bene da queste due immagini. Stessa litografia, acquerellatura completamente diversa. Questa è più ricca, questa è più povera. A chi piaceva più povera, a chi piaceva più ricca. Quello che è da dire che tutte e due riescono a fare concorrenza alla stampa olio, perché sono talmente belle che una volta che i cittadini o gli agricoltori mettevano questa immagine nella loro cucina, la gente che entrava pensava di vedere una stampa d'olio, invece era una litografia acquerellata. Questa moda, questo sistema è andato avanti per circa una quarantina d'anni, fin tanto che poi la litografia non si è evoluta ed è riuscita a stampare anche il colore, perché allora si stampava soltanto il segno.